Buonasera, ben ritrovati. Saranno loro i protagonisti di questa puntata di Cuccioli e Campioni, la seconda della nuova stagione. E loro dovranno fare delle domande al nostro ospite in studio che arriverà dalla prima squadra del Pescara. Tutto questo accadrà più tardi. Intanto li salutiamo. Sono gli under 14 del Pescara. Ragazzi, fatevi un altro applauso, siete tanti. E li accompagna il mister Filippo D'Alesio, che incontriamo e conosciamo, anzi ritroviamo perché è già stato qui l'anno scorso. Buonasera mister. Buonasera a tutti voi. E per parlare del settore giovanile del Pescara abbiamo il direttore Giuseppe Geria. Buonasera direttore. Buonasera, buonasera. E come sempre il nostro Bruno Nobili, il nostro coach, pronto. Buonasera, per Mila. Una nuova puntata insieme agli under 14. Questa è un'età critica, Bruno, perché l'adolescenza, ci sono anche tante tentazioni, però tanto amore per il calcio. Ma forse è senz'altro l'età più critica dei ragazzi, però hanno in questo periodo molte incertezze che devono risolvere, quindi è un'età critica ma importante. E salutiamo altri dirigenti e tecnici che sono sugli spalti e sulle poltroncine qui a fianco a me. Inizierei da Daniele Stante, che è un collaboratore degli Under 14, poi Francesco Ambrosini, tecnico Under 14 regionale, e poi abbiamo sugli spalti Roberto De Crescenzo, che è un dirigente. Buonasera, poi ascolteremo anche voi. Volevo che mister D'Alesio ci presentasse questa squadra, le sue caratteristiche, anche caratterialmente com'è. Allora, premetto che questo è un gruppo che conosco da 3 anni, qualche ragazzo è venuto quest'anno e quindi piano piano lo stiamo conoscendo. È un gruppo che ha una grande cultura del lavoro. È un gruppo che dà sempre il massimo all'interno delle sedute di allenamento. È un gruppo che deve piano piano maturare, quindi si passa da un essere bambini a iniziare a fare qualcosina di più importante. Quindi già il passaggio dalla scuola calcio al settore giovanile implica un atteggiamento su alcuni aspetti alquanto diversi. Piano piano stiamo crescendo insieme. È un gruppo dove non ci sono ragazzi presuntuosi, è un gruppo umile, è un gruppo di ragazzi molto amici tra di loro, mi piace immaginarlo come una famiglia. Sono veramente molto, molto uniti e anche i nuovi riescono bene a integrarsi con diciamo i vecchi del gruppo, perché ci sono ragazzi all'interno che riescono a fare entrare i nuovi nella maniera migliore. Quindi sotto questo punto di vista sono veramente contento di loro. Piano piano vedremo quest'anno se mi faranno arrabbiare o meno. Che dite ragazzi, lo fate arrabbiare? No. Non sembra tanto convinto. La faccia di qualcuno è furbetta, ve lo faccio furbetta, però dite no. Va bene, vi crediamo. Allora ragazzi, vorrei da voi un applauso per questo signore, Giuseppe Geria, che è il motore del settore giovanile del Pescara. Glielo facciamo un applauso. Ed è da lui che parte questa realtà, che è un vanto della società biancazzurra, perché ci sono numeri in crescita, una primavera che quest'anno è primavera 1, quindi una realtà sempre più soddisfacente, direttore. Ma è una realtà che si pone l'obiettivo di crescere giorno dopo giorno. Io dico sempre a tutti i collaboratori, ragazzi, che siamo al primo giorno di lavoro. Ogni giorno deve essere come il primo, quindi con tutte le attenzioni, con tutto quell'entusiasmo e mista ad ansia di voler far bene. Quindi il primo obiettivo è volersi migliorare. Se noi vogliamo trasmettere questo, i primi noi dobbiamo avere questa voglia di migliorarci, di non sederci mai, di stare sempre attenti a evolverci in tutte le manifestazioni. Noi siamo molto contenti del comparto tecnico, che sta veramente crescendo, sta formando una sorta di laboratorio per come far crescere questi ragazzi. I numeri sono importanti e l'obiettivo che ci siamo posti è non fare differenze dalla primavera a tutte le altre categorie.
Noi abbiamo la stessa cura, diciamo, dei minimi particolari, e grazie, insomma, alla società, al presidente che ci tiene veramente tanto, riusciamo anno dopo anno ad aggiungere sia collaboratori e sia piccoli, sia strutture e strumenti che ci possono aiutare in questa crescita. Ecco, questo è l'aspetto più importante. Quanti sono gli attori di questo mondo, dai ragazzi ai collaboratori? Beh, noi abbiamo un po' diviso fra settore giovanile, che abbiamo un gruppo dagli under 12, 13, 14 fino alla primavera, e poi la scuola calcio, che ha più gruppi per annate. Diciamo che fra collaboratori che si occupano di settore giovanile, una settantina, e in più quasi 1000 ragazzi, compresa anche la parte femminile, quindi potete immaginare che mole di lavoro c'è per tutti, dalla segreteria, quindi la parte logistica, la parte dirigenziale, la parte organizzativa, la parte tecnica, ce n'è di cose da fare durante la giornata. Poi ci sono gli imprevisti, è logico che, come in tutte le cose, si programma per sommi capi un certo percorso, ma non va mai come ti aspetti, e quindi devi aggiustare. Ma questo è il bello del calcio, perché certezze non ce n'è, scopriamo giorno dopo giorno delle cose nuove da fare, delle cose da sistemare, da aggiustare, da correggere, e questo che ci fa andare avanti con lo stesso entusiasmo ogni giorno. Quindi i ragazzi della scuola calcio fino alla primavera sono, possiamo dire, quanti, compresa anche la femminile? Quasi 1000. Raggiungiamo, grazie al lavoro di tutta l'organizzazione del settore di base, di Angelo Londrillo, che, diciamo, è il motore di tutta questa organizzazione, si arriva quasi a 1000, quindi sono tanti ragazzi. Però devo dire che adesso è 4 anni che io ci sono, non c'è stato mai nessun caso eclatante o di disturbo. Tutti collaborano, famiglie soprattutto, che ringrazio, perché anche loro ci mettono tanto del loro a accompagnare i ragazzi, a dare un indirizzo, soprattutto educativo, a questi ragazzi. Partono dall'alimentazione, dal sapersi comportare, dal rispetto delle regole, e noi collaboriamo con le famiglie, con il comparto tecnico, qualche volta prendiamo anche qualche piccolo provvedimento e dobbiamo intervenire, però posso dire che tutto sommato siamo molto soddisfatti di tutti gli aspetti. Bruno, qualche piccolo provvedimento, la disciplina è importante, nonostante a volte magari possa andare contro la stessa società, perché qualche genitore potrebbe anche prenderla male. Come sempre, mi hanno sempre insegnato che il bastone e la carota è sempre un qualcosa che funziona. C'è a volte da ricorrere a bastone, chiamiamolo così, perché per inquadrare il ragazzo a non fare più magari un errore e a non ripetersi, e quindi questo fa parte del gioco. Andiamo al Delfino Training Center, al Poggio degli Ulivi, per vedere i ragazzi in allenamento. Parleremo con mister D'Alessio sul campo. Il direttore Geria va a guardare anche questa squadra mentre si allena? Come no, sempre, ogni giorno. Ogni giorno vado in trasferta, sono andato a tanti tornei anche con loro, vivendo anche la trasferta con loro. E col comparto tecnico ne parliamo a ogni allenamento, quindi noi, ripeto, siamo attenti a tutte le categorie, alla stessa maniera. Noi diamo tanta importanza perché una società come Pescara deve avere queste attenzioni, perché deve portare dei ragazzi. Oggi in primavera ce n'è diversi che hanno militato già in questa categoria, quindi questo è l'obiettivo, portarne più possibili. La disciplina la ribadisco, perché quando si è in una società e si porta, diciamo, uno stemma, si è rappresentanti tutti quanti di questa società, di questa comunità che rappresenta poi una città. Insomma, ci sono tanti aspetti che spesso non vengono messi in evidenza come si dovrebbe. Noi ci teniamo tanto, perché se la società fa tanto e investe tanto per cercare di portarli avanti, logico che le pretese, chiamiamole così, fra parentesi, pretese
è una parola un po' eccessiva, però le richieste sono alla stessa maniera per quanto noi diamo. E andiamo al Poggio degli Ulivi, mister D'Alessio, l'intervista alle riprese di Alciato Antonati, montaggio di Luca Teseo. Sto intraprendendo lo stesso percorso che i ragazzi stanno facendo qui presso il Poggio degli Ulivi nel settore giovanile. Ho iniziato con loro nell'Under 12 e adesso ci troviamo insieme nell'Under 14. Sì, cambiano molto. A pensare che già di sei mesi in sei mesi i ragazzi hanno delle differenze abissali. Addirittura nell'arco di tre anni le differenze sono state pazzesche. Mi ricordo di qualcuno che quando è venuto aveva 11 anni, adesso ne ha 13-14. Le differenze sono sotto tutti i punti di vista abissali, sia dal punto di vista calcistico, quindi atletico, tattico e tecnico, ma anche dal punto di vista comportamentale. Quindi qualcuno è già più adolescente, qualcuno ancora bambino, e stanno crescendo ognuno nel rispetto dei suoi tempi. Sì, sicuramente qualcosina è cambiato, nel senso che lo fanno adesso con una maggiore consapevolezza, con tra virgolette una maggiore professionalità. Quando erano venuti comunque erano già dei bambini che facevano questo sport sì come hobby, ma al tempo stesso mettevano sempre il massimo dentro ogni seduta. Adesso iniziamo a lavorare anche su aspetti, diciamo, sul gioco più del calcio dei grandi, e quindi qualcosina sta cambiando anche per loro. La disciplina penso che ognuno la può creare dentro di sé. Io non sono uno che si impone o impone delle regole, ma cerco sempre di autoresponsabilizzare il ragazzo, di fargli comprendere quali possono essere gli atteggiamenti migliori rispetto a quelli peggiori. Poi ognuno è responsabile delle proprie azioni. Ragazzi, qualcosa sul vostro mister, Ariel. Il mister, cioè, secondo me è molto bravo. Cioè, secondo me è il miglior mister di tutti i mister che ho mai avuto. Ah. Un difettuccio? Un difetto, forse che... Non hai il coraggio, lo sai, Dio. Ma non hai il coraggio, perché lui ti guarda, puoi dire tutto, Ariel. Dopo questa cosa che mi hai detto di positiva, puoi dire esatto. Tutto. Accetta tutto. Dai, è un po' permaloso, no? È severo? Forse un pochino severo, urla un po' troppo, però però parla lo fa per un po' il nostro troppo. Bene. Urla, quindi, però lo fa per il nostro bene. Ma che cosa lo fa arrabbiare di più? Magari se noi sbagliamo qualche cosa o non siamo attenti all'allenamento. La punizione più severa che vi ha dato il mister, chi l'ha ricevuta e perché? Ad un torneo, visto che mi sono comportato male in hotel, il mister non mi ha fatto giocare una partita. Io ho ricevuto una punizione dal mister perché prima di una partita io e Ariel abbiamo fatto cadere Francesco e si era fatto male, e il mister mi ha fatto saltare la partita. E poi tu l'hai raccontato a tuo padre questo episodio? Sì. Cosa ti ha detto? Si è arrabbiato. Ha fatto bene. Poi ma con cosa... te però, si è arrabbiato sì, con te. Sì, col mister, no. Con me. Poi vi diremo chi è il papà di questo ragazzo, perché tra poco si presenteranno tutti. Allora, torniamo sul campo del Delfino Training Center per intervistare loro, i ragazzi, insieme ad Alceo Tottodonati. Da piccolo mi è piaciuto, questo è uno sport che mi è piaciuto già da subito, e quindi ho deciso di praticarlo prima in un'altra squadra che si chiama Dinamo e dopo al Pescara, e ora ho già 8 anni che gioco qui e mi trovo molto bene. Ho iniziato a giocare a calcio all'età di 5 anni in una squadra, però la passione per il calcio ce l'ho sempre avuta fin da quando ero piccolo, perché me l'hanno trasmessa i miei fratelli più grandi. Giocavamo sempre a pallone nel giardino di casa. Poi a 5 anni sono entrato in una squadra, che era una squadra del mio paese, e 3 anni fa ho avuto la fortuna di fare un provino qui a Pescara e fortunatamente sono stato preso.
Beh, in questi anni ho imparato sicuramente molte cose, come mi hanno dato molta grinta, andare su tutti i palloni, lottare sempre, comunque questo. Tenevo tanto a venire a Pescara perché è una squadra professionistica e secondo me può dare, cioè mi può dare tanto anche sotto il profilo di crescita. Prima forse ero un po' più chiusa, dopo il calcio ero sotto forma di sfogo e quindi mi sono aperto di più e ora mi trovo molto bene. Per giocare a 75 km di distanza devo fare tanti sacrifici. La mattina mi sveglio alle 6:30 per andare a scuola e torno il pomeriggio a casa alle 2:10 e riparto verso le 4 per venire a giocare, per venire a fare allenamento 4 volte alla settimana. Per il terzo anno abbiamo mister D'Alessio che ci conosce molto bene perché è il terzo anno con lui e comunque è un vantaggio, però anche uno svantaggio perché sa che cosa possiamo dare, quindi se sbagliamo qualcosa magari ci può stimolare perché sa che possiamo fare molto di più. Faccio delle rinunce, ad esempio non esco tanto la sera e poi... Il mio sogno è quello di diventare un calciatore ovviamente e spero di realizzarlo. Pescara sogno tanto di arrivare in primavera e poi anche di arrivare in prima squadra. Vorrei giocare o nel Pescara oppure nella Juventus perché lì c'è il mio idolo, cioè ci gioca il mio idolo Giorgio Chiellini. Jacopo e Federico, allora mister, i loro sogni, come conciliarli con la realtà? I sogni diciamo sono il motore che muovono i ragazzi ma che muovono le persone in generale. Io dico sempre a loro che adesso sono in un'età in cui possono decidere il loro futuro, quindi se hanno un sogno adesso con le loro azioni possono sicuramente provare a raggiungerlo, quindi con le azioni quotidiane, giorno dopo giorno, minuto dopo minuto dell'allenamento, qualsiasi cosa si fa può incidere sulla realizzazione di questo sogno. È un aspetto fondamentale per i ragazzi comprendere che ognuno è fautore del proprio destino, il nostro destino non è scritto ma ognuno di noi può raggiungere quelli che sono i propri obiettivi dando il massimo. Se poi non si riescono a raggiungere non è un problema perché non avrò mai rimorso di non averci provato. Direttore Giuria, vogliamo ricordare le statistiche, cosa dicono, quanti calciatori riescono a sfondare, a raggiungere un campionato professionista? Ma più che statistiche, adesso sarebbe bello invertire questa invasione di stranieri che purtroppo le hanno abbassate ulteriormente. Però io ripeto che se noi, come diceva adesso mister D'Alessio, se noi tutti quanti ci mettiamo il massimo impegno, il 100% delle nostre possibilità, sicuramente le alziamo queste statistiche. E loro devono sognare e più che altro, diciamo nella parola sogno, ci sta tutto l'impegno che viene per realizzare quel sogno. Perché sognare soltanto senza le reali possibilità di poterci provare, di volerci provare, serve a poco. Mentre se già tutti i giorni, dalla mattina quando mi alzo, cerco di fare tutto quello che serve per innanzitutto mettermi nelle condizioni di poter raggiungere giorno per giorno al 100% l'allenamento, poi la partita e poi le due partite, il campionato e quello successivo, ecco questa è la base. Non guardare troppo in là, ma guardare innanzitutto all'oggi, a quello che posso fare oggi, quello che mi permette di fare oggi e dare tutto me stesso. Quindi questo è l'augurio e quello che auguro a tutti quanti loro. Bruno, condividi? Senz'altro, anzi aggiungerei che non è solamente quello che loro fanno in campo, ma è anche quello che fanno fuori dal campo che è importantissimo per raggiungere certe mete. Parlo di alimentazione, vita fatta in un certo modo. Se tu sei attento a tutte queste cose, allora hai grosse possibilità di arrivare.
Sentiamo il dirigente Crescenzo, qual è il lavoro di un dirigente all'interno di questo team? Beh, io sono nuovo del settore, è il primo anno, ho sempre lavorato con i ragazzi, quindi ho voluto accrescere la mia esperienza e portare la mia esperienza a loro. Posso solo portare, cioè io cerco di, quando posso, cerco di migliorarli dove sbagliano, anche se il tempo è sempre tiranno. Un educatore, praticamente. Esatto, sì. Per figura, il momento solo questo. Posso una figura significativa. Sì. Daniele Stante, come sta andando il vostro campionato? Ma è iniziato solo il regionale, però sono solo numeri, tra virgolette, perché comunque l'obiettivo rimane sempre quello di crescere ogni singolo ragazzo al meglio, e quindi vincere, perdere per ora non serve. Crediamo in loro e cerchiamo, come prima dicevano, dei sogni, cerchiamo di portarli più avanti possibile e incoronare questo sogno che magari hanno di diventare calciatore. Ecco, tutto qui. Francesco Ambrosini, un allenatore per l'Under 14 regionale, uno per l'Under 14 nazionale, quindi come si dividono i campionati? Il gruppo è lo stesso, il gruppo con cui lavoriamo, quindi il percorso di crescita è identico per tutti i ragazzi, la scelta insomma di disputare due campionati, tra le altre cose ovviamente un'opportunità per dare a tutti loro ancora maggiori possibilità di esprimersi e di migliorare in mezzo al campo. Quindi il campionato regionale è iniziato, quello nazionale? Inizierà nella seconda metà di ottobre. Bene, allora ragazzi, adesso vogliamo conoscervi, diamo il microfono al primo degli Under 14. Parlacite. Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano Presutti e vengo da Prato La Peligna. Mi piace giocare a centrocampo e il mio idolo è Modric. Buonasera a tutti, sono Simone Tirino e vivo a Pescara e sono 4 anni ormai che gioco al Pescara e mi piace giocare nel ruolo di centrocampo e il mio idolo è De Jong. Buonasera a tutti, sono Emmanuel Casciano, questo è il mio 5º anno qui a Pescara. Mi piace giocare a centrocampo, il mio idolo è Kevin De Bruyne. E da grande? Da grande dove vorrei fare il calciatore sempre. Dove? Di Serie A più che altro. Uh-huh. Di Serie A. Buonasera a tutti, sono Alessio Besoli, gioco al Pescara da 6 anni, mi piace giocare a centrocampo, il mio idolo è Nicolò Barella e il mio sogno è giocare allo Stadio Olimpico di Roma. Mm-hmm. E tuo padre, diciamolo, Emanuele Pesoli, che io saluto con un applauso, ex vice allenatore del Pescara. Quanto imiti tuo padre, non nel ruolo ma come proprio ideale sportivo? Beh, tanto, perché lui ha fatto molti sacrifici, cerco di imitarlo, anche lui mi dà molti consigli. Mm-hmm. E severo con te quando ti vede giocare? Cioè ogni partita mi dice, cioè quando non faccio buone prestazioni mi dice cosa sbaglio, io a volte ci rimango male e metto a piangere. Addirittura, ma lo sapeva il mister questo, che piange quando il padre... Sì, forse quando era più piccolo, adesso sicuramente... Piangi meno, però crescerà poi trai insegnamento da questi critiche di tuo padre. Bene, andiamo avanti. Buonasera a tutti, mi chiamo Andy Sciti, è il mio primo anno al Pescara e vivo a Guardia Grele. Il mio sogno è diventare un calciatore. E da grande dove vuoi giocare? Qualsiasi squadra mi capita. Tu non cerchi la Serie A, ti anche di una, di una categoria inferiore. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Sebastiano Di Paolo Vlad, questo è il mio primo anno al Pescara, gioco esterno, il mio idolo è Dybala e vivo a Francavilla e da grande vorrei fare il calciatore. Dove? Va bene qualsiasi squadra, insieme a Dybala sempre. Insieme a Dybala. Vai. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicolai Clark, vivo a San Buceto, questo è il mio primo anno qui al Pescara, mi piace giocare in centrocampo, un giocatore a cui mi ispiro è Ronaldinho, da grande vorrei diventare un calciatore, arrivare in nazionale e vincere un mondiale. Ah, anche un mondiale. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Caprio, questo è il mio 4º anno qui al Pescara, gioco come terzino destro e da grande mi piacerebbe diventare un calciatore di Serie A. Buonasera a tutti, sono Federico Giuliano, gioco in difesa, il mio idolo è Godin e spero di giocare nel Milan.
Buonasera a tutti, mi chiamo Hector Ricci, vengo da Guardia Grele e questo è il mio primo anno al Pescara. Per ora mi sto trovando veramente molto bene, sto facendo molti sacrifici per venire. Il mio idolo... lontano, abbastanza lontano. Sì, abbastanza lontano. Il mio idolo è Marcelo e il mio sogno è giocare in una squadra di Serie A e diventare la bandiera di quella squadra. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Ricciardi, vengo da Cupello. E il mio idolo di sempre è Van Basten, essendo milanista, e vorrei esordire un giorno a San Siro con la maglia del Milan. Anche tu fai un bel po' di strada da Cupello. Sì. Buonasera a tutti, sono Francesco Leontoracchio, il mio quarto anno a Pescara, vengo da Casalingo Intrada e gioco in attacco e il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno. E faccio... Vuoi giocare dove, da grande? All'Inter, a San Siro. Buonasera a tutti, sono Jacopo Cipriani, ormai è l'ottavo anno che gioco qui al Pescara e il mio idolo è Giorgio Chiellini, mi piace giocare difensore centrale però anche centrocampista e da grande il mio sogno è giocare o con la Juve o col Pescara. Buonasera a tutti, mi chiamo Filippo Di Nino, vengo da Raiano, gioco ormai a Pescara da 4 anni. E il mio idolo è Andrea Pirlo e da grande vorrei fare il calciatore alla Juventus. Buonasera a tutti, sono Augusto Bando, vengo da Ortona, ormai è il mio ottavo anno al Pescara, mi piace giocare centrocampista, e il mio idolo è Modric e da grande vorrei esordire in una squadra professionistica di Serie A. Buonasera a tutti, sono Camillo Totozzi, gioco qui da ormai 7 anni e gioco come terzino destro. Quest'anno sono molto contento di far parte di questa squadra nuovamente e uno dei miei più grandi idoli è Sergio Ramos. E da grande vorrei fare il calciatore e provare ad arrivare anche in nazionale. Oppure, perché me lo ricordo che è un'alternativa. È un magistrato. Perché... Vai! Buonasera a tutti, sono Salce Carlo, vivo a Tocco da Casauria, e il mio idolo è Cancelo e il mio sogno è diventare un calciatore. Buonasera a tutti, mi chiamo Mattia Costinone, gioco da ormai 9 anni al Pescara, il mio idolo è Neymar e vorrei giocare da grande nel Real Madrid. Facci vedere questa manina e dici cosa ti è successo. Stavo giocando a calcio. Alza la mano, ok. Stavo giocando a calcio e... mi sono rotto il dito. In un'azione molto concitata, molto... diciamo. E adesso ti fa giocare ugualmente il mister? No. Sei infortunato. Vai. Buonasera a tutti, sono Matteo Vifani, gioco al Pescara da 4 anni e il mio idolo è Lewandowski e mi piacerebbe giocare in Serie A. Ecco, tuo padre invece, vogliamo dire chi è tuo Massimo padre? Massimo Vifani. Allenatore del Pineto. Salutiamo anche lui con un applauso, anche lui è... ex biancazzurro. Anche tuo padre ti critica quando sbagli qualcosa e tu piangi? No. Hai mai pianto per le cose che ti ha detto tuo padre? No, non è mai successo. No, mai. E che cosa, quali critiche ti muove tuo padre quando quasi sbagli? niente, gli piace così come giochi, quindi sì. due atteggiamenti diversi, quindi un papà più critico, l'altro un po' più indulgente. Vai. Buonasera, sono Simone De Rocini, ho 13 anni, questo è il quarto anno che gioco al Pescara. Mi piace giocare in attacco, il mio idolo è Donnarumma del Brescia e da grande vorrei fare il calciatore o del Pescara o della Juventus. Fermiamoci un attimo perché c'è la domanda di mister Bruno Nobili, perché lui adesso, come sapete, farà delle domande, una domanda che rivolgiamo a due ragazzi, li vuoi scegliere tu, Bruno, oppure... Non so se vogliono rispondere uno di loro... Scegliere così a caso non... Allora, vediamo chi vuole rispondere. Qual è la domanda? Allora, la prima che per voi che ci sono certe incertezze da risolvere a questa età, siete convinti del ruolo che fate? Chi vuole rispondere? Rispondi tu, vai. Chi è che l'ha scelto da solo il ruolo o ve l'ha dato il mister? A me l'ha dato il mister. E sei convinto del ruolo che ti ha dato o preferiresti un'altra cosa? Io quando stavo alla mia ex squadra giocavo al centrocampo, però poi il mister ha visto che ero bravo in attacco e mi ha messo ala.
Mister, ci puoi indicare un altro ragazzo qui fare la stessa domanda? Qualcuno nuovo, Nico. Nico, passate il microfono. Questa che abbiamo appena fatto, sei convinto del ruolo in cui giochi o ti piacerebbe giocare in un altro ruolo? No, per me l'importante è che gioco, cioè... Questo è fuori di dubbio, però c'hai un ruolo, che ruolo hai? Mezzala. Mezzala. Ti piace, sei convinto del tuo ruolo o magari sognavi un altro ruolo? No, va bene il ruolo che ho. Va bene così. Va bene così, non si oppone. Contiamo con il giro di presentazioni e poi un'altra domanda. Buonasera a tutti, sono Stefano D'Alberto, è il mio secondo anno al Pescara. Il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno e il mio desiderio è giocare con l'Inter. Buonasera a tutti, io sono Arili Sufi, ho 12 anni e sto a Pescara da 2 anni, faccio la terza media. Il mio sogno è diventare un grande calciatore. Buonasera, sono Federico Di Francesco, questo è il mio terzo anno a Pescara, vengo da Mondorio e il mio sogno è quello di giocare in nazionale. Buonasera, sono Jaroslav Tamburo, questo è il mio primo anno qui al Pescara. Io gioco come ruolo di portiere, il mio idolo è Manuel Neuer e il mio sogno è quello di arrivare a giocare con il Bayern Monaco. Buonasera, sono Jacopo Coletti, gioco in porta, mi piace il ruolo che faccio e il mio idolo è Buffon. Mi piacerebbe giocare quando sarò un po' più grande o in Serie A o in Serie B e anche in Premier League. Buonasera a tutti, sono Pierluigi Morleo, questo è il mio primo anno al Pescara, il mio idolo è De Ligt e spero un giorno di giocare in Serie A. Buonasera a tutti, sono Samuele Baldacci, questo è il mio quarto anno al Pescara, gioco come centrocampista e i miei due idoli sono Pogba e Busquets. Tu sei il capitano della squadra? L'anno scorso lo ero, quest'anno non lo so, quest'anno, diciamo che mister, chi, sarà chi se lo merita negli allenamenti lo fa. Quest'anno sicuramente Samu è un ragazzo che ha portato più spesso la fascia da capitano proprio per i suoi atteggiamenti esemplari che ha durante gli allenamenti, fuori dal campo, con i compagni. Però devo dire che ogni volta che devo scegliere a chi dare la fascia, per me diventa abbastanza difficile perché ci sono molti altri ragazzi che la meritano. Infatti io cerco sempre di farla girare. Naturalmente in questo caso Samu al momento è uno di quelli che rappresenta di più il gruppo per il suo comportamento che ha sia in campo che fuori. Quindi per ora sei stato confermato, per ora. Bravo Samuel. Buonasera, sono Nicolò Finamore, vivo a Furci, un paesino vicino a Vasso e io gioco in porta e il mio idolo è Giulio Cesar. Insomma, fai tanta strada, Furci credo che sia il posto più lontano di quelli che abbiamo sentito finora, vero mister? Sì, anche forse difficilmente collegato con autostrade o stazione del treno. Chi ti accompagna a fare gli allenamenti? Facciamo 2 volte a settimana mio padre e il padre di Francesco. Un bel sacrificio. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Addari, copro il ruolo di portiere, il mio idolo è Manuel Neuer e vengo da Iagozzo. Anche tu, non scherzi come distanza. Buonasera a tutti, sono Alessio Di Blasio, vengo da Castelnuovo Mano. Mi piace giocare difensore centrale e il mio idolo è Bonucci. Spero di giocare alla Juventus. Fatemi un applauso ragazzi, siete stati bravi. Spigliati. Altra domanda del mister, del allora, coach. Vediamo. Sentiamo qualcuno che mi dice come scegliete il vostro... Tutti hanno un compagno preferito, eccetera. Come lo scegliete? In base alla sua bravura calcistica o per i contatti che avete fuori dalla parte tecnica? Chi vuole rispondere? Dai Pesoli. Allora io qua sono amico di tutti, però sono legato di più con Andy, Emmanuel, Balda, Augusto, Camillo,
cioè con quasi tutti. Quasi tutti. Noi, cioè, io il compagno non lo scelgo in base alle doti calcistiche, ma in base, cioè, ci sentiamo anche al di fuori. Questo. Sì. La domanda era questa, volevo ci sapere vediamo. Qual è la scelta che prediligi. Sì, sì. Va bene. A livello c'è umano, quindi. Qualcun altro? Dai ragazzi, un'altra risposta. Così ci fate capire anche come siete. Diciamo che io in questo periodo in cui sono qui al Pescara ho legato molto con Stefan con Carlo. Io diciamo che non vado molto sulle prestazioni calcistiche, ma guardo la simpatia, l'atteggiamento, se si è onesti o no. Diciamo, sei una persona di cui mi posso fidare, diciamo. Quindi non è necessariamente legata l'amicizia allo stare bene insieme in campo? No. E questo è positivo, Bruno? Sì, è importante, ma anche perché poi quando cresceranno, dopo viene fuori il leader di una squadra, viene fuori per queste cose qua. Non basta, non si è leader di una squadra solo perché sei bravo in mezzo al campo, ma perché sei bravo anche con i contatti umani con i compagni. Bene, pubblicità, poi torneremo a parlare di amicizia in attesa del calciatore che sarà con noi tra poco a Cuccioli e Campioni. Torniamo a Cuccioli e Campioni, parlavamo poco fa di amicizia. Il direttore Geria, come le sceglie le sue amicizie? Nell'ambiente sportivo oppure fuori? No, non è necessariamente non nell'ambiente sportivo. Logico che ormai sono tanti anni che frequento questo mondo e non ho molti amici, ma quelli che ho, come ha detto prima Tamburro, quelli che ho so che ci posso contare. Questo sì, non ne ho molti, ma diciamo pochi ma buoni, come si dice. Il direttore sportivo del Parma è un suo amico? Sì, è un mio amico, anzi usiamo fra di noi un altro termine, però cioè qua. Diciamo fratelli sportivi, ci chiamiamo così. Sentiamo che cosa dice lui. Buonasera a tutti. Non sono il massimo per questa tecnologia, questi video, però per il direttore Geria, che prima del direttore è un mio carissimo amico, gli mando un saluto e voglio dirti che solo per lui faccio questa cosa, nonostante spesso ci troviamo nella stessa città e non ci vediamo, ti volevo dimostrare che da lontano ti mando un caro saluto e un in bocca al lupo a tutti quanti in studio. Grazie. È un pensiero. Come mai vi è uscita sta? Una sorpresa, noi cerchiamo sempre di condire la nostra trasmissione con delle ciliegine, delle sorpresine per i nostri ospiti, quindi abbiamo scoperto che c'è un bel rapporto ormai datato da tanto tempo e è rimasto disinteressato proprio perché lui sa che può contare su di me e viceversa, e spesso quando ci incontriamo parliamo poco di calcio, ma parliamo anche dei nostri aspetti, delle nostre problematiche che si incontrano nella giornata, le nostre famiglie, insomma parliamo di altro e sappiamo insomma che vicendevolmente possiamo contare uno sull'altro. E ringraziamo il direttore sportivo Fagiano. Lo ringrazio per queste parole, effettivamente ci sentiamo, ma ultimamente ci siamo visti veramente poco. Sì, grazie per aver partecipato a Cuccioli e Campioni, grazie al DS Fagiano. Bruno, ma è vero che tu sei diventato protagonista di un libro? Sono, sì, grazie a degli autori che hanno scritto questo libro che verrà tra l'altro presentato lunedì, e hanno fatto questo disco che veramente questo libro che mi lusinga molto, no, il disco ancora no, lo faranno dopo, è in programma. Un disco sudamericano che ci sta bene. E quindi dall'inizio della tua carriera, che vogliamo ricordare quando?
Beh, io ho fatto tutto il settore giovanile nella Roma e quindi fino al momento in cui ho esordito in Serie A proprio con la Roma. Ma parliamo di tempi... Fino ai giorni di oggi. Fino ai giorni di oggi c'è la mia vita da calciatore e anche da allenatore. Uh-huh. E si parla anche di Cucci dei Campioni? Non so se hanno fatto in tempo a mettersi. Beh, vediamo un po', altrimenti cerchiamo di correggere. Magari per far conoscere a loro che non hanno vissuto quell'epoca, quando giocava Bruno si andava in 13, sì. La rosa era da 13, 13 quindi era difficilissimo giocare. Emergere e giocare. Non c'erano 25 o 26 di rosa, rosa erano da 15-16. Due riserve senza il portiere, se si faceva male il portiere, finito. Era dove andava in porta un giocatore. Quindi il calcio era totalmente diverso, c'erano altri ritmi, però sicuramente era molto difficile. E quindi con questo libro che si chiama? Qual è il titolo? Essenza del dribbling. appunto rivive la carriera sportiva di Bruno Nobili, ma anche un calcio che non c'è più e a cui siamo tutti molto affezionati. Facciamo un applauso a questa a questo gol di Bruno Nobili, protagonista di un libro. E a proposito di gol, vogliamo parlare di quelli che ha rifilato la primavera del Pescara alla Sampdoria nella prima vittoria stagionale. Direttore, finalmente è arrivato il primo successo. Sì, in maniera eclatante. Esaltarsi tanto quando si fa gol, poi bisogna mantenere un equilibrio perché c'è il momento in cui li prendi e quindi... Però sì, è stata una bellissima soddisfazione, ritengo che questa rosa al completo può competere per lottare a mantenere la categoria, tutta la società la ritiene importantissima, c'è grande sinergia anche con lo staff della prima squadra, con la dirigenza tutta, perché è una bella vetrina portare queste squadre qui al centro sportivo, ci sono tutte le dirette, quindi stiamo anche... facendo vedere a tutta l'Italia e anche all'estero. Io sono stato all'estero la settimana scorsa e parlano tutti di questo campionato. Ho visto i campionati comparativi anche in altri paesi e devo dire che questo è veramente di buon livello. E vediamo. Volevo un po' fare l'Inter, che qua la prima giornata ha vinto 3-2, poi ne ha fatte altre partite, fino a quella dell'altro giorno è andata a vincere 3-0 a Barcellona, quindi l'Inter non ha preso gol se non a Pescara, quindi è un merito per la nostra squadra, per lo staff, però io voglio sempre ricordare che se questi giocatori oggi giocano nella primavera c'è tutto un lavoro di altri allenatori, di altri dirigenti, del percorso che hanno fatto, quindi non è solo merito di chi oggi c'è, ma è di tutto un movimento e quindi... voglio ricordare chi ha contribuito sempre alla crescita di questi ragazzi. Non è mai il merito di uno, ma è sempre un lavoro condiviso e che va, oltre che condiviso, ricordato, secondo me. Giusto, vogliamo fare un applauso alla primavera del Pescara. Che ha... centrato la sua prima vittoria nella sua prima esperienza in Primavera 1. Vediamo il servizio su Pescara Primavera Sampdoria curato da Massimo Profeta. È festa Pescara, primo acuto in ginocchio la Sampdoria dell'ex Pompetti, cambio modulo e gran primo tempo finisce 3-0, marcatori Borrelli, Pavone e Masella, le Grottaglie opta per il 3-4-3, tre pali Sorrentino in difesa, Manè, Cipolletti e Paolilli, esterni Martella e Masella, in mezzo Palmucci e Tringali, davanti Pavone e Bocic, a supporto di Borrelli, subito un colpo di testa di Manè, Prelec si sostituisce al portiere Avogadri e salva sulla linea, dopo 11 minuti Doriani, Di Marcello, Cottafava, ex Giulianova restano in 10. Lo strappo in campo aperto di Bocic, velocità davvero impressionante dell'esterno arrivato dall'Udinese, provoca l'espulsione di Vapes. Primo tempo senza storia, il Pescara alza da subito i ritmi, pressing ultraoffensivo, Samp sorpresa e irretita. I biancazzurri giocano bene, recupero altissimo del pallone, contropiede corto, Borrelli sblocca al 18esimo, prodezza da urlo. Splendido il gol del raddoppio ispirato da Palmucci, forse il migliore è rifinito da Martella per il tocco a porta vuota di Pavone. Azione da applausi.
Al 43esimo il tris, cross di Masella completamente vuoto, Rocha sfera all'angolino alla sinistra del portiere Abogadri. Pavone imprendibile, estro e velocità, mancino largo, occhi negli occhi col portiere ospite, rimbrotto di Borrelli, tutto solo. Nella ripresa, sostanziale gestione, un solo intervento di Sorrentino in uscita su Scarfidi. Pavone, manca il poker, primo successo in campionato per i ragazzi di Nicola Legrottaglie. E vediamo come Casa Bianca Azzurra hanno reagito a questa prima vittoria e come si preparano al prossimo impegno con l'Atalanta. Le riprese sono di Alessandro Starinieri. La vittoria fa sempre bene, fa morale, ti fa lavorare meglio, con più convinzione, anche se non dobbiamo farci destabilizzare dei risultati. Dico sempre, i palazzi si costruiscono con un po' di tempo. Quindi oggi domenica abbiamo messo dei mattoncini in più, quindi al di là se perdi o vinci devi continuare a costruire, questo è il mio motto, il mio principio, e poi vedremo alla fine che tipo di palazzo verrà fuori. Quindi i ragazzi sanno che tutto passa dall'allenamento, tutto passa da quello che investiamo in questo tempo insieme. Fabian Pavone, qual è stata la reazione a questa prima vittoria nel nuovo campionato? Sì, è stata una vittoria cercata sin dall'inizio degli allenamenti, da lunedì l'abbiamo provata e per fortuna abbiamo vinto dopo le sfortunate prestazioni con Inter e Lazio. Sì, siamo stati fortunati perché all'undicesimo loro hanno giocato in 10, poi abbiamo preso il pallino del gioco e per fortuna abbiamo portato a casa i 3 punti che ci servivano. Sei il capocannoniere insieme a Borrelli di questa squadra, quindi il cambio di categoria non ti ha minimamente intimidito? Sì, sono felice di aver fatto questi 2 primi gol insieme a Gennaro, ma non è molto importante, cioè l'importante è portare a casa i 3 punti che ci servono veramente. Adesso l'Atalanta, una squadra che oltre ad essere prima in classifica in fatto di settore giovanile fa impallidire. Sì, io ho visto la partita scorsa contro la Juve, la battuta 5-0, grande squadra, grande attacco, speriamo di fare un'ottima prestazione. Dopo una vittoria cambia l'approccio con un avversario così importante? Sì, sicuramente, cioè, questi 3 punti ci hanno dato molta fiducia, il mister è felice della prestazione, speriamo di fare un'ottima gara contro l'Atalanta Bergamo. Direttore Geria, sarà una prova molto impegnativa con l'Atalanta, una squadra che è prima in classifica e poi ha delle tradizioni nel settore giovanile. Beh, sicuramente, campione d'Italia, giova a ricordarlo. Domani sarà una prova impegnativa, una squadra a punteggio pieno che vince con facilità. Un piccolo aneddoto, l'allenatore Massimo Brambilla dell'Atalanta ha iniziato insieme con me 10 anni fa ad allenare, il suo primo anno era insieme a me e quindi lo rivedo volentieri. Speriamo di riuscire, dobbiamo avere un po' la consapevolezza che stiamo crescendo e di andare a farci la nostra partita cercando di far risultato. Non si parte mai battuti, può succedere di tutto in una partita, quindi noi andiamo insomma coscienti che possiamo fare risultato. Bruno, ti piace questa primavera biancazzurra? Sì, io l'ho vista, penso che possa fare bene. Oddio, quella con l'Atalanta è una partita molto difficile perché l'Atalanta si sa che è da anni che in Italia primeggia nel settore giovanile, però è anche il termometro giusto per vedere le capacità della nostra squadra. E noi siamo pronti per accogliere il giocatore del Pescara che tra poco dialogherà con i nostri under 14. Lui è un attaccante e arriverà nei nostri studi per sedersi su questa sedia che avete appena visto subito dopo la pubblicità.
come vi abbiamo promesso, dalla prima squadra del Pescara arriva il primo calciatore di questa nostra stagione, Riccardo Maniero. Ciao. Ecco Riccardo, attaccante Ciao. Del Pescara. Ciao Riccardo, grazie Ciao. Per essere qui. Allora Riccardo, un felice, accomodati su questa sedia, sai che ti aspetta il fuoco di fila di domande dei ragazzi. Sì, sì, sei sì, pronto? So. Sono pronto. Il tuo è stato un ritorno a Pescara 3 volte in 3 periodi diversi bianca-azzurro, perché questo attaccamento? Sì, è vero, il terzo ritorno qui a Pescara e ci tenevo molto a tornare, perché comunque ho passato degli anni stupendi qui a Pescara e spero di ripetermi e di toglierci diverse soddisfazioni. Ecco, portaci gli umori dello spogliatoio, è stata una settimana particolarmente dura sia per gli allenamenti sia dal punto di vista psicologico dopo questa pesante sconfitta con il Crotone. Sì, dopo questa sconfitta che abbiamo di venerdì è stata una settimana dura, difficile, come è giusto che sia, perché abbiamo fatto una bruttissima prestazione e ci stiamo preparando al meglio per la partita di domenica con l'Ascoli. Bruno, Riccardo Maniero, per la terza volta un nuovo acquisto del Pescara, scelta felice? Ma io spero che lui ripeta almeno quello dell'ultima volta che è stato qua, cioè che ha fatto bene, ha fatto dei gol, che è quello che gli si chiede, e quindi che cominci anche abbastanza presto perché è già in ritardo. Giuseppe Geria, una opinione su questo giocatore? Beh, non mi intendo molto dei giocatori adulti, però insomma ha una carriera alle spalle che è di tutto rispetto, quindi il giocatore non si discute assolutamente, e credo che l'ambiente lo possa aiutare a far bene, perché noto che ci sono ambienti che favoriscono magari le prestazioni di qualche giocatore e questo dovrebbe essere il suo caso. Sentiamo che anche mister D'Alesio è un esempio di attaccamento alla maglia biancazzurra anche per i vostri calciatori. Sì, sicuramente molti giocatori che vengono a Pescara poi o rimangono per tanto tempo o tendono a tornare. Significa che è un ambiente che fa esprimere al meglio i giocatori stessi, è un ambiente che ti permette di stare alquanto nella professionalità massima, e si sta crescendo, si sta andando sempre più verso dei palcoscenici importanti, quindi sicuramente i ragazzi che vengono a giocare sono ragazzi che vogliono stare dentro questa società. E sentiamo in questa scheda cosa ci racconta Massimo Profeta di Riccardo Maniero. A Pescara è il terzo mandato, per così dire, di Pippo Riccardo Maniero, trascorsi nelle giovanili della Juventus, che di solito quando prende un giovane sbaglia di rado. E già, perché Riccardo avrebbe potuto fare molto di più, ma Pippo questo lo sa. Per dirla con Marcel Proust, alla ricerca del tempo perduto, a quasi 32 anni, non è mai troppo tardi. Maniero vuole lasciare il segno, il momento migliore dal 2013 alla sessione di mercato invernale 2015. Un anno e mezzo, 25 gol, di cui 12 con Baroni in panchina, stagione 2014-2015. A Brescia, una delle reti più belle delle 32 in campionato realizzate con la maglia del Delfino. Pippo Riccardo Maniero, 47esimo minuto del corso della ripresa. Ha fatto tutto da solo, un panzer. Entrato in area, difeso palla e poi il tocco vellutato sull'uscita del portiere. Questo è un gol sontuoso, 3-1. Appunto, a gennaio 2015 le strade si separano per la seconda volta. C'è il Catania del Munifico Pulvirenti che lo ingaggia con un triennale a cifre importanti. Il Pescara deve fare cassa, polemiche a non finire. Dopo Catania, bene il primo anno di Bari, molto meno nelle ultime 3 stagioni, soprattutto a Novara e a Cosenza. Lo scorso luglio, a sorpresa, il ritorno in biancazzurro. Pippo, bentornato. Grazie, grazie mille. Dove eravamo rimasti? Provochiamo subito. No, speriamo di riprendere da dove siamo rimasti, sì. Dove ci eravamo lasciati. No, purtroppo in quel momento
è andato così. Io non volevo assolutamente andare via, però ci sono state alcune situazioni che hanno fatto sì che andassi via da Pescara. È andata così e spero di rifarmi il prima possibile, di farmi perdonare. Senti, ma com'è nata? È stata una trattativa lampo, perché insomma è stata sorprendente un po' per tutti. Sì, è nata in pochissimo tempo e subito abbiamo trovato l'accordo col presidente. Cioè praticamente tu hai chiamato il presidente? No. Si scherza, no, sì, ci siamo sentiti e ci siamo messi subito d'accordo. Che giocatore ritrova la piazza di Pescara? Ma sicuramente con tantissima voglia di fare bene in una piazza dove sento molto addosso, perché comunque qui ho lasciato tanti bei ricordi, tanti bei amici. Sicuramente la colpa è mia, ho sbagliato io qualcosa e adesso devo lavorare per far sì che questi due anni trascorsi sono solo un brutto ricordo. Singolare invece quanto accaduto nel 2011 con Zeman, che credeva tantissimo nelle qualità di Riccardo Maniero. Per l'intero precampionato Pippo è il titolare, immobile in panchina, ma le gerarchie cambiano poco prima del debutto in campionato al Bentegodi di Verona. Insomma, un maestro come Zeman proprio due anni fa ebbe a dire: Maniero aveva più talento di Immobile, che dal canto suo però ha molta più fame. Ma rimpianti sì, ce ne sono, però ormai quello che è stato fatto, voglio continuare, come ho detto prima, a fare bene qui a Pescara. Ringrazio il mister Zema, che ha avuto sempre belle parole, ha speso sempre belle parole nei miei riguardi. Malgrado quei pantaloni che avevi, A Verona. Malgrado quello, sì. È andata proprio così, cioè in aereo tu avevi i pantaloni praticamente arrotolati all'altezza. Non lo so. Ma sicuramente qualcosa di natura comportamentale, perché il titolare eri tu fino a quel momento, poi invece a Verona in tribuna. Sì, fino all'aeroporto. All'aeroporto ero io, poi dopo è cambiato qualcosa. Però insomma anche in quella stagione ti sei ritagliato il tuo spazio, 4 gol, di cui uno bellissimo, importantissimo, il gol del primato assoluto nell'ultima partita con la Nocerino. Sì, era difficile giocare quell'anno, Ciro faceva quello tutte le settimane, è andata bene così, perché poi dopo abbiamo vinto il campionato, alla fine ho fatto l'ultimo gol che porto sempre dentro di me, è stata una annata indimenticabile. Riccardo, ci vuoi spiegare meglio questa storia dei pantaloni? Come li avevi messi questi pantaloni? Ma faceva caldo, era agosto, avevo i pantaloni arrotolati sopra perché... però il secondo di Zema, Angelo, sì, mi disse: mettili giù. E dissi: mi se fa caldo. Questa è stata la... Sì. È costata caro a Bruno questa risposta. È il caldo. Gli è costato caro il caldo. Per il resto, vedere questa scheda, questo tuo percorso, che effetto ti ha fatto? No, è emozionante, è veramente è toccante, emozionante per quanto mi riguarda. È stato bellissimo rivederlo. Ragazzi, adesso è il vostro momento. Prima domanda per Pippo Maniero, vai. Solitamente cosa prevede la tua alimentazione giornaliera? Ma facciamo colazione quasi sempre insieme con i miei compagni, perché da quest'anno la società vuole così. E di solito io bevo il tè verde con delle fette biscottate con la marmellata e delle noci e delle mandorle. A colazione? Sì. Poi? Poi a pranzo io mangio il riso integrale con la rapa rossa, perché il nostro nutrizionista è fissato con la rapa rossa, e così. Poi la sera un secondo pesce o petto di pollo, carni bianche. Va bene, grazie mille. Grazie a te. Quanto hai pensato ai soldi nella tua carriera? Ma c'è stato un momento in cui ci ho pensato, poi dopo purtroppo i soldi non fanno la felicità, ed è vero. E sono qui di nuovo perché non ho pensato più ai soldi quest'anno e ho pensato più a star bene e a volere il bene di me stesso, ecco, non ho pensato ai soldi. Ok, quindi, grazie. Ti pagano poco qui? No, poco no, però meno rispetto a... E chi è stato il tuo miglior compagno durante la tua carriera? Ma io ho avuto tantissimi bei gruppi dove sono stato veramente bene. Adesso...
cioè, ho ritrovato un mio grandissimo amico Antonio Balzano, che si è operato pochi giorni fa perché ha avuto un brutto infortunio, e con lui mi sono trovato sempre, sempre bene. L'ho avuto un amico. Facciamo un applauso ad Antonio Balzano, facciamo un bocca al lupo per le sue condizioni di salute. Andiamo avanti. Chi è il giocatore tecnicamente più forte in squadra ora? Ma abbiamo diversi giocatori validi, tra cui Machine, che è veramente bravo, Galano, Palmiero pure. Sì, questi tre dai sono i più bravi. Ok, grazie. Tu alla nostra età pensavi più alle ragazze o al calcio? Al calcio, alla vostra età pensavo più al calcio. Va bene, grazie. Eri già nella Juventus alla loro età? Sì, sì, loro che hanno... Loro sono... Sì, 14 anni sono andato via, sono andato da Napoli e sono andato a Torino. Qual è stato il mister con cui ti sei trovato meglio al Pescara e perché? Ma sono stato bene con Zeman anche se giocavo poco, poi ho avuto Baroni anche se per 6 mesi sono stato molto bene con lui. Grazie. Ciao Riccardo, ti volevo chiedere perché ti chiamano Pippo? Perché c'era un attaccante ex Milan, ex Venezia, che si chiamava Pippo Maniero, allora per quello. Buonasera Riccardo. Buonasera. Credi nella scaramanzia? Se sì, la fai prima di entrare in campo? No, purtroppo sono un napoletano tipico e non sono scaramanti. Ok, grazie. Grazie a te. Buonasera, secondo te qual è il tuo compagno più simpatico? Di quest'anno? Sì. Ma abbiamo... Ma diversi compagni simpatici, tra cui c'è un ragazzo giovane, Bocic, che è molto simpatico. Ok, grazie. Prego. Cosa fai nel tempo libero? Tempo libero, sono diventato da poco papà, quindi lo dedico tutto a mia figlia. Bene, okay, tanti grazie. Auguri, da poco? Quindi, vabbè, un annetto, sì. Tanti auguri a Riccardo papà, grazie. Sei bravo come papà, sei attento. Lo spero, sì. Quali sono i segreti per diventare un ottimo attaccante? Ma i segreti non lo so quali sono, però sicuramente devi fare tanti sacrifici sin dalla vostra età, bisogna subito avere la testa giusta per l'obiettivo principale, che è quello poi di fare gol, no? Grazie mille. Devi buttarla dentro. Buonasera Riccardo, ti vorrei chiedere come ti sei sentito il tuo primo gol in carriera? È stato emozionante. Ormai sono passati tanti anni. Lo ricordi? Sì, 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 lo ricordo. Contro chi? Il Ravenna. Ero ad Ascoli e è stato bello. Molto emozionante. Okay, contro grazie. L'Ascoli invece hai mai segnato? Sì, l'anno scorso il mio primo gol contro... Il primo gol in campionato, la prima giornata contro l'Ascoli. Quindi ci sono buone tradizioni in questo senso. Alla nostra età eri bravo a scuola? Sì, sì, ero abbastanza bravo alla vostra età, dai. Grazie. Buonasera. Buonasera, chi è il tuo idolo calcistico? Ma il mio idolo è sempre stato Ibrahimovic. Grazie. Ciao Riccardo, ti vorrei chiedere quanti sacrifici hai fatto per essere ai livelli in cui sei ora? Tantissimi, sin da piccoli bisogna fare tanti sacrifici perché bisogna prima studiare e poi pensare al calcio, il sabato quando quando la domenica avevo la partita non uscivo, stavo a casa e non facevo tardi, quindi bisogna fare tanti sacrifici. Grazie mille. Buonasera Riccardo, quali sono secondo te i punti di forza fondamentali di un giocatore moderno? Ma oggigiorno la fisicità vuol dire tanto, avere un buon fisico e comunque lavorarci su e migliorarlo tutti i giorni è molto importante. Ok, grazie. Ciao Riccardo, ti volevo chiedere quale emozione hai provato con la maglia al debutto con la maglia del Pescara. Pure lì, ma il debutto, il primo debutto, anche lì sono passati tanti anni e fu un debutto bello che ricordo con molto, 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 è stato molto emozionante, ecco, anche lì un'ottima emozione. Buonasera Riccardo. E volevo chiederti, quando hai fatto il gol promozione contro la Nocerina, io ero allo stadio in curva e ho provato una grande emozione. Tu, da giocatore in campo, che emozione hai provato?
Ma sentire il boato di tutto lo stadio pieno è stato qualcosa di indescrivibile, anche prima rivedendolo mi è venuta la pelle d'oca, quindi emozionante. Ciao Riccardo, chi è stato il mister che ti ha migliorato di più nella tua carriera? Ma sicuramente con Zeman ho lavorato tanto e mi ha migliorato tantissimo, perché poi per noi attaccanti Zeman è un maestro. Ok, grazie mille. Ciao Riccardo, volevo chiederti cosa pensi del calcio di strada. Ma il calcio, io ho iniziato giocando con i miei amici per strada tutti i giorni, mettevamo le pietre a terra e giocavamo così, quindi penso sia bellissimo, stupendo giocare, ci giocherei ancora adesso. Grazie. Buonasera Riccardo, le volevo chiedere che emozione hai provato quando la Juventus l'ha chiamata? Ma ero piccolissimo, avevo la vostra età e lì per lì non volevo andarci perché volevo stare con la mia famiglia, però poi dopo parlando con la famiglia mi ha fatto riflettere e una volta che sono arrivato lì ho visto grandi campioni e è stato veramente qualcosa di stupendo. Quali Grazie. Ricordi hai più forti del settore giovanile della Juventus? Ma beh, ho giocato il torneo di Viareggio, il campionato quando abbiamo vinto, perché poi quell'anno avevamo uno squadrone, abbiamo vinto un po' tutto e ogni vittoria è sempre stata emozionante. Ciao Riccardo, vorrei chiederti che differenza c'era tra il Pescara di prima e il Pescara di adesso? Pescara di prima quale? Il primo. C'erano diversi campioni che adesso sono in hanno fatto una grandissima carriera, giocano in Champions League, in Serie A. Qui quest'anno abbiamo tantissimi ragazzi giovani con qualcuno di esperienza, qualcuno grande. Te lo potrò dire soltanto alla fine di questo campionato qual è la differenza. Questo abbiamo il Pescara 2012, invece quello del precedente ancora, quello di quando sei arrivato, 2010? Ah, il primo sì. Ne ho promosso in Serie B il Pescara, sì, quindi esatto, era una squadra... Sì, con Di Francesco allenatore. Era una squadra simile sì. A questa, che con diversi giovani, tra cui c'era pure Verratti, che si affacciava e con diversi giovani e anche... Molti giocatori d'esperienza, quindi è abbastanza simile. Grazie. Ciao Riccardo, vorrei chiederti come allenarsi tutti i giorni. È il nostro lavoro, noi facciamo questo come lavoro e penso sia il lavoro più bello del mondo. È bellissimo allenarsi tutti i giorni, sia se fa caldo, se fa freddo, sotto la pioggia, è bellissimo. Grazie. Buonasera Riccardo, volevo chiederti secondo te qual è stato il tuo gol più bello? Quello con la nocerina, è Grazie. Più bello e più emozionante. Buonasera Riccardo, volevo chiederti qual è stata la tua prima squadra da calciatore professionista? Da calciatore professionista l'Ascoli, ho giocato ad Ascoli la mia prima stagione. Ok, grazie. Buonasera, ti volevo chiedere a che età hai fatto il tuo primo provino e in quale squadra? Ma di provini ne ho fatti tanti, veramente tanti, ne ho fatti... Ci ha avuto forse 12 anni, mi ricordo, con il Napoli. Ciao Riccardo, volevo chiederti quanti gol hai fatto al Pescara. Adesso non mi ricordo. Più o meno, diciamo. Perso il conto. No. Tanti, quindi. Una trentina, sì, 30... Forse anche con 34, 35. 36, forse, sì. Ciao Riccardo, volevo chiederti qual è stato il difensore più duro che hai mai affrontato. Ma l'avversario... Ugo Campagnaro è un bell'osso. Grazie. E da compagno di squadra com'è? Anche. Buonasera Riccardo, volevo chiederti, da piccolo oltre al calcio avevi qualche altro sport da fare? No, facevo solo calcio, c'è sempre stato quello nella mia testa. Ok, grazie. Com'è stata la tua esperienza nel settore giovanile della Juventus? Ah, bellissimo perché sono andato a Torino e hanno un'organizzazione stupenda e si vive solo di calcio ed è bellissimo, è stato emozionante. Ok, grazie. Sentiamo anche il dirigente se ha qualcosa da chiedere o da dire. Io più che altro vorrei chiederti un consiglio per loro, perché anche tu nella tua carriera hai avuto alti e bassi, hai avuto qualche intoppo, non è stato a top, no? Hai avuto momenti di calo.
magari pure loro troveranno qualche imprevisto, tu come li hai superati, ecco, visto che sei ritornato e con tutta la voglia che c'è adesso? Sì, sicuramente nel calcio sono più le delusioni che le gioie, almeno per quanto mi riguarda, è andata così. Quando ci sono i momenti brutti non devono assolutamente mollare, è lì che devono crescere, devono migliorare, proprio quando ci sono i momenti bui. Daniele? Io sempre riguardo loro, quanti sacrifici si fanno in allenamento per raggiungere la perfezione poi per la domenica quando si gioca? Tanti sacrifici, tante rinunce, poi l'allenamento è importantissimo farlo al 100% tutti i giorni, perché poi quello che fai durante l'allenamento lo riporti in gara, quindi è importantissimo. Francesco Ambrosini. Ciao Riccardo. Ciao. Ti chiederei un consiglio pratico, spiccio da dare a questi ragazzi in questa fase di crescita che li possa aiutare nel loro cammino. Ma sicuramente di pensare prima allo studio e poi dopo di divertirsi, che è la cosa principale, di giocare sempre con il sorriso, che è la cosa più bella che ci possa essere. Grazie mille. Mister D'Alessio, ha qualcosa da chiedere a Maniero? Sì, come gestisci le emozioni prima di una gara e durante la gara stessa? Ma prima ero molto più teso durante le partite all'inizio soprattutto, poi facendo diversi campionati sempre emozionati, ci sono sempre delle ansie, non c'è qualcosa che mi faccia scaricare la tensione in campo, cerco di scaricarla giocando, correndo, facendo del direttore Geria, vogliamo dare un voto a questa serie di risposte di Riccardo Maniero? Risposta perfettamente, veloce, quindi è stato molto bravo. Volevo fare una domanda così, se ha qualche rimpianto rispetto, e in più in quale aspetto, magari tecnico, personale, potevi migliorare, forse hai trascurato e magari facendo qualche altra cosa avresti potuto migliorarle oggi, fare ancora meglio? Ma sicuramente sì. E se più che altro ne eri consapevole da giovane, ecco, questa. Sicuramente il rimpianto, come ho sempre detto, essere andato via da Pescara la seconda volta. Per quanto riguarda, sì, magari a livello fisico non sono stato mai al top, perché io avevo problemi, tendevo ad ingrassare e magari lì molte volte mi sono lasciato andare. Soprattutto in estate magari potevo allenare di più, invece come quest'estate che sono arrivato con qualche chilo di troppo, e poi mi hanno fatto lavorare duramente finché non mi hanno messo in riga, quindi quello è il mio rimpianto, magari non aver lavorato ancora di più per far sì che il mio fisico fosse perfetto. Bruno Nobili, vuoi aggiungere qualcosa? Ma no, penso che ha detto tutto e i rimpianti chi ha giocato ce li ha sempre, perché qualche cosa ti accorgi di aver sbagliato, per cui l'importante è che non siano troppi, ecco, i rimpianti. Allora, la linea va adesso al TG Biancazzurro per le ultime novità dal mondo del Pescara dei giovani con Luca Teseo del CEO Tonto Donati, poi torneremo in studio per le conclusioni. A te Luca. Buonasera Mila, un saluto a te e ai tuoi ospiti in studio e a tutti i nostri telespettatori, benvenuti al TG Biancazzurro di questa settimana. Partiamo subito con le belle notizie che arrivano dal campionato di Primavera 1. Questi i risultati: Juventus battuta in casa dal Cagliari per 2-0, vittoria esterna dell'Inter a Napoli per 1-0, Genoa-Torino 1-0, Fiorentina-Roma 3-0, la sconfitta del Sassuolo in casa ad opera dell'Atalanta per 2-0, la bella notizia della bella partita del Pescara di Le Grottaglie, vittoria per 3-0 sulla Sampdoria, pareggio 0-0 tra Lazio
ed Empoli, e poi vittoria del Bologna sul Chievo per 3-2. Questa la classifica del campionato di primavera: Atalanta e Inter al comando con 9 punti, Genoa, Cagliari e Lazio 7, Fiorentina e Bologna 6, Pescara, Roma, Napoli e Torino insieme a Sampdoria e Juventus 3 punti, Empoli 1 punto, chiudono Chievo e Sassuolo a 0. Il prossimo turno del campionato di Primavera 1 vedrà questi incontri: Sampdoria-Lazio, Roma-Bologna, il Pescara che farà visita a Bergamo all'Atalanta, Cagliari-Sassuolo, Torino-Fiorentina, Inter-Juventus, Chievo-Genoa e ancora Empoli-Napoli. E dopo gli highlights della Primavera 1 scendiamo nel campionato Under 17. Benevento Ascoli 4-1, Frosinone Crotone 3-0, Pescara Trapani 3-0, a Castellammare di Stabia Perugia batte Juve Stabia 2-1, a Lecce Cosenza batte Lecce 3-2, a Napoli Salernitana pareggia con il Napoli 1-1. Questa la classifica: Napoli 10, 9 punti per Roma e Perugia, Cosenza e Pescara 7, 6 punti Frosinone, Ascoli, Benevento, Crotone 4, Trapani 3, Salernitana e Lecce 1, chiude la Juve Stabia a 0 punti. Campionato Under 16, fiera del pareggio all'iniziare da quello tra Crotone e Frosinone 2-2, Trapani Lecce 3-3, Perugia Juve Stabia 1-1, 2-2 tra Roma e Napoli, Salernitana Cosenza 3-3 e vittoria del Benevento a Pescara per 6-2. Questa è la classifica del campionato: Lecce 8 punti, 7 per Roma, Perugia, Napoli, Benevento e Trapani, Pescara 6, Juve Stabia 5, Cosenza 4, Frosinone e Salernitana 2, Crotone e Ascoli 1 punto. Il prossimo turno: Cosenza-Benevento, Crotone-Pescara, Frosinone-Ascoli, Juve-Stabia-Salernitana, Lecce-Roma-Napoli-Perugia. I ragazzi dell'Under 15, vittoria del Frosinone a Crotone per 3-1, stesso risultato del Lecce sul Trapani, vittoria esterna della Juve-Stabia a Perugia per 2-1, Salernitana-Cosenza 2-1, un altro 2-1, questa volta esterno del Napoli a Roma, Pescara batte Benevento per 3-1. La classifica: Napoli 10 punti, poi seguono Pescara, Juve Stabia 9, Roma e Perugia 7, Lecce e Frosinone 6, Benevento 5, Ascoli, Cosenza e Salernitana 3, Trapani 1, Crotone 0 punti. Il prossimo turno per i ragazzi dell'Under 15, questi gli incontri: Cosenza, Benevento, Crotone, Pescara, Frosinone, Ascoli, Juve Stabia, Salernitana, Lecce, Roma, Napoli, Perugia. Siamo qui in diretta con la quarta giornata del campionato allievi nazionali Under 17, Serie AB, Girone C, Pescara e Trapani, l'una contro l'altra. All'interno dell'area del Trapani, qui Vessella costretto a riproporre per Di Lario, il pallone filtra ancora per Stampella che viene anticipato sul più bello. Latitate mentre qui arriva il cross di Veroli, profondo per Longobardi, il miracolo del portiere, poi il pallone rimbalza sulla traversa. Veroli va con il sinistro, palla tagliata, arriva il cross, la rete del Pescara che trova il vantaggio direttamente da calcio piazzato con Veroli che esulta. Controllo con il tacco, ancora il Trapani in possesso, palla sulla sinistra con Privolizzi, il pallone che sibila la sinistra del palo, l'area di rigore, una finta di Andolina che si apparecchia la conclusione che termina di poco alta, ma la giocata di Andolina, Palmentieri, il cross arriva, il miracolo, salvataggio di Del Greco, non è finita, il Pescara rischia tantissimo in questo Cavaliere, aspetta la sovrapposizione lanciatissima di Del Greco, non lo serve, parte il cross sul secondo palo, arriva il colpo di testa. Insomma, aveva preso parte alla vittoria interna del Trapani contro la Salernitana, mentre qui in Liga con il destro, occasione ghiottissima per il Trapani, quindi riapre ancora Vessella sulla sinistra, lato corto dell'area di rigore, prova lo slalom, Salvatore apparecchia il destro, deviato, mentre il Pescara è ripartito con Stampella, un 4 contro 3, Caliò apre sulla sinistra per Salvatore, tempo e spazio per calibrare il sinistro, la risposta dell'estremo difensore del Trapani, preoccupato anche dalla possibile conclusione in porta, Minagro va morbido sul secondo palo, la sponda all'indirizzo di Andolina, carambola che si conclude con un nulla di fatto, fortuna Trapani, quindi Vessella, altro contropiede potenzialmente favorevole per il Pescara, Salvatore si invola verso il difensore del... e il gol! E il gol del Pescara, 2-0
con Salvatore che chiude definitivamente la partita all'85esimo. Deve tenere il pallone, sceglie di servire con un cross passo. Cagliò con il destro, Cagliò 3-0 del Pescara. Ma che azione da parte di Giampietro, che lavora con il destro, contropiede, perde troppo tempo Longobardi, posizione però regolare per Giampietro che con una finta disorienta l'avversario. Parte il tiro, l'intervento e poi la rovesciata di Longobardi. Longobardi ancora una volta non è tempestivo della conclusione, ma c'è il triplice fischio di Delli Carpini. Il Pescara batte il Trapani per 3-0. Maiese che se lo allunga con la testa, il sombrero di Maiese è nel ripiegamento, palla buona per Rossi che adesso gestisce, orchestra il contropiede, palla sul mancino, apertura all'indirizzo di Viotti che deve puntare nell'uno contro uno il diretto avversario, palla di ritorno per Rossi, lato corto dell'area di rigore, cross, passo alla conclusione da parte di Dio che straverso sinistra mentre parte il cross profondo, stacca il colpo di testa del Pescara e il Pescara arriva ad ottenere il vantaggio al primo calcio d'angolo, prima chance. Varese che deve accorciare su di lui, Marsiglia che giocata, va via, entra in area di rigore, la conclusione. Uno dei più in forma dei suoi, parla sul primo palo che attraversa tutta l'area di rigore, la conclusione. E il Benevento trova il pareggio, fulmineo, posta e risposta tra Pescara e Benevento. Gore va via, in mezzo a 4, vince un altro rimpallo, Sena, ma che gol! Il Benevento addirittura passa in vantaggio con Sena, ma partita mentre qui c'è un errore da parte di Veltri, ne può approfittare Rossi, è un 5 contro 3, imbucata perfetta per il numero 11, il sombrero di Viotti, il Pescara pareggia 2-2 al 29esimo, invenzione di Rossi, il sombrero di Viotti che corre, Miglia deve puntare nell'uno contro uno, cerca Maiese, la conclusione, il miracolo di Gallo e poi la ribattuta vincente di Pellegrino, il Benevento torna avanti, ribattuto cioè di Dio, l'apertura sulla destra, ancora il Pescara, la conclusione col sinistro, Parisi, la Veronica, la conclusione per Riccio, tempo e spazio per provare il tiro, la conclusione è il 4-2, Ciò che passa in mezzo a due, altro dribbling e calcio di rigore, Marsiglia contro Gallo, Benevento che può allungare il passivo, parte Marsiglia, esecuzione perfetta, Cini verticale ancora, buttare l'uno contro uno, il cross e calcio di rigore per il Pescara, parte la parata, è la parata di Muraca in slalom, l'apertura per Malva, il Pescara è scoperto, Malva entra in area di rigore, punta il portiere, apre il piattone ed è 6-2, stante 4 di vantaggio, triplice fischio del direttore di gara Verrocchi, risulmona Benevento, batte Pescara 6-2, passivo pesantissimo. Emanuele, quanti anni hai? 6 e mezzo. Di che squadra fai il tifo? Oggi perché sì. Accompagnerai chi? Non lo so. Non lo sai. Lui ha detto i giocatori, no? Ma a te chi ti piacerebbe accompagnare? Fiorillo. Ed è tutto anche per questa settimana per il TG Biancazzurro. Appuntamento alla prossima, dove torneremo, come vi abbiamo già annunciato, al Delfino Training Center per iniziare a conoscere i giovani protagonisti del Pescara Primavera e non solo. Appuntamento su tutti i nostri social, quelli di Rete 8 Sport e naturalmente quelli ufficiali della Pescara Calcio. Ci vedremo la prossima settimana. È sempre Forza Pescara!
grazie, abbiamo visto la pubblicità, ma ne approfitto per ringraziare Luca Teseo e Alceo Tontonati per il TG Biancazzurro. Allora, ultime domande ai nostri cuccioli che sono sul prossimo impegno del Pescara. Vai. Riccardo, ci puoi fare un pronostico sulla partita di domenica Ascoli-Pescara? Ma spero vinca il Pescara, anche se sappiamo che lì è una, ad Ascoli è una partita dura, sarà una battaglia, però spero vinca il Pescara. Mm-hmm. Grazie. Riccardo, volevo chiederti come considerate l'Ascoli, dato che fino a pochi giorni fa era primo in classifica? Ma è un'ottima squadra, dimostra il fatto che fino a poche giornate fa era prima in classifica, si è rinforzata tantissimo quest'anno, ha fatto degli ottimi acquisti e sicuramente è un'ottima squadra, però noi andiamo lì per giocarci la partita e di portare a casa il risultato. Senti, grazie. L'emozione dell'ex per questa... No, sono passati tanti anni. Sì. Allora, Bruno, su questa partita, un Ascoli che in casa è più forte che in trasferta finora. Ma è una partita difficile, tutte e due le squadre sono abbastanza arrabbiate perché hanno perso l'ultimo incontro, per cui sarà senz'altro una partita dura, però io penso che noi dovremmo essere un po' più arrabbiati. E vorrei sapere dal direttore Geria con quali occhi segue mister Zauri, che fino a pochi mesi fa era dall'altra parte, dalla parte vostra del settore giovanile, diciamo, la primavera, la società è tutta una, quindi noi, per noi è con affetto, con tanto affetto, con diciamo un supporto morale e con l'augurio che continui questa sua crescita professionale, perché logicamente fa bene alla società. È un ragazzo molto equilibrato, che è riflessivo, quindi saprà rimediare, diciamo, a questa piccola sconfitta che ha dato fastidio. Sicuramente perdere in casa fa sempre più male, però oggi questo campionato ritengo che abbia poco questo fattore campo, col tempo sta cambiando, vediamo che si possono invertire in una settimana le prestazioni, quindi adesso gli allenatori sono molto preparati, i giocatori sono più attenti, ecco. Anche la sua riflessione su quello che poteva migliorare, quindi i ragazzi adesso sono veramente attenti, sanno cosa fare e sono convinto che si saprà rimediare facilmente. Mister D'Alessio, cosa aspettarsi dal mister in questa partita? Beh, sicuramente lui saprà come gestire al meglio questa situazione con tutto il suo staff. Io ho la fortuna di averlo conosciuto e di conoscere tutti quanti i ragazzi che lavorano nello staff del mister Zauri, e sono delle persone molto preparate che sicuramente sapranno risolvere al meglio questo momento, e soprattutto potrebbe essere sicuramente una partita difficile, ma anche un'opportunità per far vedere quello che il Pescara effettivamente è, anche perché è un derby e quindi è una grande opportunità per cambiare pagina. Vogliono aggiungere qualcosa il dirigente, i tecnici? Allora, ragazzi, direi di concludere con un grande applauso per il Pescara per questa partita. Riccardo Maniero in primis. E allora, non restano che i saluti, ringraziamo mister D'Alessio, ringraziamo il direttore Giuseppe Geria, ringraziamo Bruno che ritroveremo tra una settimana a Cuccioli e Campioni, grazie agli under 14 della Pescara Calcio, ai tecnici, al dirigente accompagnatore, e naturalmente un grazie speciale a Riccardo Maniero, in bocca al lupo per la partita di dopodomani. E noi ringraziamo Alberto Capo, Roberto Cherchi alle telecamere, Abramo di Musico Mania per la parte audio e naturalmente il nostro Andrea Di Fabio in regia. Grazie a tutti voi per averci seguiti, ci vediamo la prossima settimana. Cuccioli e Campioni, buonanotte.